Allora, il gioco delle coppie. Qui abbiamo due penne che potrebbero sembrare gemelle, essere proprio identiche. Da una parte abbiamo una Omas Rinascimento, che potremmo definire l'originale, cioè quella, la capostipite, per così dire. Dall'altra parte, gemella, possiamo dire, abbiamo una John Sterling, una delle tante produzioni non dico clonate, ma in un certo senso autorizzate, che riproducono questa fortunata serie di Omas. La tramatura, quindi la texture dell'argento che riveste i fusti, quindi il cappuccio della penna, è un po' diverso, è leggermente diverso, è un po' più fino e quindi lavorato con maglia sottile nella Omas, invece con una maglia un po' più grossa nella versione della John Sterling. Sulla clip del cappuccio abbiamo rispettivamente una R sulla Omas, che sta per Rinascimento, e una JS che sta per John Sterling su quell'altro esemplare. Sono praticamente identiche, stesso attacco, stesso tipo, come vedete, di unità scrivente, perché sono sfaccettate, sono proprio delle penne gemelle. Anche il pennino è molto simile, è un pennino che nasce con un tratto fine, quindi un bel tratto sottile, però flessibile. La differenza che diciamo ci colpisce di più è che in questo esemplare, quello che non è sul pennino, non c'è scritto Omas in questo caso, perché è la John Sterling, mentre invece qui nelle foto, lo vedrete meglio, si riesce a leggere Omas 585. I due pennini, dicevo, sono praticamente identici, perché questo qua è quello della Omas, questo invece è quello della John Sterling. La differenza è che da una parte abbiamo un tratto, quello della Omas, che comincia e parte da un tratto fine, mentre invece di qua abbiamo un tratto medio, e allora diciamo che si determina un comportamento un pochettino diverso. Se vado a provare la Omas, se devo premere un po' di più, ecco, come vedete, il tratto fatica. Provo invece quest'altra e vedete che il tratto è senz'altro maggiore. E anche se vado quindi a ricercare, a chiedere flusso, vedete che ne ha di più. In effetti, una delle differenze principali che potrei dire delle due penne è che forse su questa della Omas si potrebbe lavorare un pochettino sul flusso, sembra tendenzialmente magro. Secondo me, diciamo, a mio avviso, ci guadagnerebbe un pochettino. Sono due belle penne, hanno dei prezzi di mercato relativamente abbordabili, non sono molto costose, ma vi garantiscono delle belle sessioni di scrittura, soprattutto se vi piace il pennino flessibile. Ritengo la John Sterling, la Omas, ma tante altre case ne hanno prodotte con nomi diversi su autorizzazione di pennino della Omas, vi dicevo, ritengo una buona nave scuola per fare l'esperienza con quello che è un pennino flessibile, anche se vogliamo tutto sommato moderno, per avvicinarsi al mondo dei pennini flessibili, quelli vintage, che sono senz'altro un'altra musica e molto più belli.